Bentrovati a voi tutti con il classico appuntamento della nostra terza pagina. Le nostre realtà stanno vivendo un momento delicatissimo, determinato dal passaggio alla nuova tecnologia digitale T2 che potrebbe cancellare la cultura dell'informazione locale radicatasi nei nostri territori da quasi 10 lustri a questa parte. La pubblica utilità svolta dalle emittenti locali è maggiormente venuta alla luce in questo periodo di pandemia Covid-19 per i costanti servizi informativi effettuati gratuitamente dalle radio locali e dalle televisioni locali di tutta Italia nelle proibite fasce rosse. Solo per fare un esempio, questa terza pagina della cultura è nata grazie ad una serena intuizione e alla collaborazione tra una storica radio, l'unica in Italia che completa il suo lavoro di testata giornalistica di informazione di interesse generale, organizzando anche una serie di manifestazioni di didattica musicale a scopo educativo con la propria orchestra filarmonica, la propria orchestra da camera ed organizzando rassegne di promozione alla cultura, quelle che tutti state vedendo. Durante il primo periodo di segregazione totale per la pandemia Covid, abbiamo messo a disposizione le nostre produzioni ad un'importante emittente televisiva, Caffè TV 24, rete con una copertura eccezionale, tutto il nord Italia più la regione Marche. E nei 3 mesi di segregazione totale, ogni domenica, martedì e giovedì, abbiamo messo in onda, dalle ore 16:30, 1 ora e mezza di concerti. Tutti gli appassionati di cultura, impediti dal frequentare teatri ed auditorium, hanno avuto concreto ristoro e, da Natale scorso, grazie all'AREA ed a un gruppo di editori davvero tali, il nostro sostegno agli amanti della cultura sempre con i teatri chiusi, lo avete avuto ed è stato fruibile in tutto il territorio nazionale. Nel passato questa nostra funzione per il territorio venne svolta pur in modo embrionale anche da noi nella raccolta dei primi aiuti alimentari nel 1976 appena successo il terremoto del Friuli e da Radio Aquila 1 durante il terremoto del 2009, per non parlare di Telepagani per l'alluvione della Valle del Sarno e del ruolo che l'emittenza locale ha avuto nel terremoto dell'Irpinia nel 1980. Non c'è rete nazionale che possa essersi dimostrata più essenziale della più piccola emittente presente sul territorio. In tali drammatiche circostanze è l'emittente più piccola ad essere più efficace nella comunicazione di soccorso per la semplice ragione che riesce ad intervenire con maggiore rapidità per i mezzi e gli uomini presenti sul posto. Lo sanno i sindaci, la Protezione Civile, la Croce Rossa e le forze dell'ordine. Quando si tratta di mantenere la comunicazione con le popolazioni colpite da disgrazie, alluvioni e terremoti, ci siamo. Cari politici, parlamentari, se volete bene davvero al vostro paese, non distruggete le 900 operose radio e TV locali. Semmai aiutatele a resistere alla chiusura dovuta all'azzeramento della pubblicità e alle angherie dell'apparato dirigenziale di Viale America. L'Italia ha una rete di comunicazione locale inestimabile, non venga distrutta come fatto con gran parte delle imprese artigiane. Ci auguriamo che il ministro Giorgetti abbia un ripensamento e riveda con urgenza il DPR 146 del 2017 e non costringa a chiudere più di 900 emittenti locali. Momento terribile, ma non molliamo e spero che voi siate con noi. L'informazione locale è un patrimonio culturale che non va perso. E a proposito di cultura, eccoci all'evento di questa puntata che vi propone una delle pagine più belle, universalmente considerata opera suprema, l'opera suprema mai scritta, ovvero le suite numero 1 in sol maggiore e la numero 2 in re minore per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Il collegamento tra queste due suite è opera del grande violoncellista Giuseppe Barutti.
non dubitate, vi aspetta qualcosa di davvero affabulante. Abbiamo lasciato integrale la produzione svoltasi al Teatro delle Voci e godetela. Buon ascolto. Buongiorno e ben ritrovati per un altro appuntamento delle matinée in musica al Teatro delle Voci. La musica ha un grande potere, ci riporta indietro nel momento stesso in cui ci porta avanti, così che proviamo contemporaneamente nostalgia e speranza. Ecco, io darei il benvenuto al maestro che sarà protagonista questa mattina, il maestro Giuseppe Barutti. Questa mattina andremo ad ascoltare le prime due delle sei suite per violoncello scritte da Johann Sebastian Bach. Si dice, si pensa siano state scritte tra il 1717 e il 1723, mentre Bach era Kapellmeister alla corte di Köthen. All'epoca era più diffusa la viola da gamba. E un piccolo aneddoto che possiamo portare è che appunto il principe di Köthen fosse appunto si dilettasse in questo strumento, fosse molto bravo, però non fosse un vero e proprio virtuoso. E quindi Bach dovette cominciare a scrivere per strumenti per cui appunto in corte disponeva di veri virtuosi, quindi il violoncello, il violino. Ecco, forse grazie a questa non grande abilità del principe di Köthen ci ha regalato queste opere spettacolari, queste suite davvero, davvero preziose che possiamo custodire come dei gioielli. Suite che sono divise in sei brani, un preludio che ci dà il carattere della suite, la prima pervasa da ottimismo, la seconda invece di carattere più tragico. E poi cinque danze che però noi non rileggiamo quest'oggi come danze appunto da ballare, ma come forse danze dell'animo. E per quanto riguarda le prassi esecutive, tanto si è scritto nel Novecento per appunto trovare una prassi esecutiva mancando dei manoscritti autografi di Bach. Ecco, una prassi esecutiva è quella che oggi ci presenta il maestro Giuseppe Barutti. Allora, buongiorno e benvenuti a tutti. Le due suite si presenteranno. La suite numero uno è in Sol maggiore e la suite numero 2 è in Re minore. Queste due suite che sono composte appunto da un preludio e delle danze, che sono, ad esempio, la corrente è di carattere francese, l'allemanda tedesca, il minuetto italiano, la sarabanda, che era una danza che in antichità si eseguiva velocemente, siccome era considerato un po' troppo sensuale, allora la Chiesa subito l'ha tarpata e ha creato una danza invece lenta. Comunque, oggi eseguirò le due suite in conseguenza una con l'altra e in mezzo mi sono permesso di mettere un piccolo ponte che collega la suite in Sol maggiore con la suite in Re minore. Basta. È come se nella mia mente ci fossero due parti che giocano a rincorrersi da una stanza all'altra. L'incanto e la malinconia. Ecco, io ho già ascoltato una volta il maestro Barutti eseguire queste suite e mi sono chiesta come uno strumento riesca appunto a risuonare come un'intera orchestra. Forse perché con il violoncello del maestro Barutti suonano incanto e malinconia. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Maestro ci ha lasciato davvero spiazzati, questi oltre 40 minuti forse per noi sono passati, forse per lei sono passati un po' meno rapidamente avendo appunto suonato, per noi sono passati davvero... Infatti arrivati alla fine non sapevamo se era già finito e come è già finito. E quindi la lasciamo un attimo, un secondino, riposare, però deve regalarci un bis. Grazie. Ovviamente dopo Bach si può suonare soltanto Bach. Quindi vi eseguirò una sarabanda della quinta suite di Bach, che all'epoca è stata scritta in modo modernissimo, scordando il La a Sol naturale. Thank you.
Già finito, grazie. Il maestro Giuseppe Barutti. No, volevo ringraziare l'amico Roberto che ci dà la possibilità di scendere in palestra per poter allenare le anime nostre con le vostre, che succede qualcosa di veramente particolare. Grazie mille. Maestro, il pubblico la reclama. Un altro bis? Questa era la preghiera, questa qua. E dopo, perdonatemi, dopo, no, ci vorrebbe qualcosa di festoso, però secondo me è meglio lasciare questo tipo di stato d'animo. Io preferisco. E su questa conclusione io vi do appuntamento a domenica 11 dicembre, sempre ore 10:30, per l'ultimo appuntamento di queste mattinée. Ci sarà protagonista naturalmente il violoncello del maestro Giuseppe Barutti, il violino di Glauco Bertagnin e la viola di Silvestro Favero, con tutti i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Ossini. Questi saranno appunto i solisti. Orchestra da camera, appunto i solisti di Radio Veneto 1 che si impegneranno in musiche di Tartini, Paganini, Hammel, Fauré, Saint-Saëns e Bazzini. Questo è il ricco programma di domenica mattina, vi ricordo quindi questo appuntamento e naturalmente anche in streaming radio, ma anche web sul nostro canale Radio Veneto 1 di YouTube. E in questo momento non posso fare altro che augurarvi buona festa dell'Immacolata, buona giornata. Grazie. Come vi avevo detto, abbiamo davvero ascoltato una delle pagine più belle mai scritte, le suite numero 1 in sol maggiore e le numero 2 in re minore per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Interpretazione, come avevo detto, affabulante di un grande violoncellista, Giuseppe Barutti, che ringrazio per essersi sempre messo a disposizione per la promozione della cultura. Credo abbiamo fatto un buon lavoro. Credo che questo lavoro, il lavoro di tutte le emittenti che ve lo stanno proponendo, meriti rispetto, meriti considerazione. Non lasciamo cancellare la cultura dell'informazione locale, che da quasi 50 anni, sicuramente 45, vi sta portando in casa le notizie di quello che succede nel vostro territorio. Teniamo duro, mi raccomando, sempre attenzione, vediamo di non ricadere nei problemi del passato. Quando fate acquisti, mi raccomando, prodotti del vostro territorio per quanto possibile. E grazie. Alla prossima.